grazie dell'invito. Ho sentito qualche intervento, qualcosa ho anche percepito da incontri con singoli specialisti, quindi intanto mi rallegro del fatto che si sia organizzato in questo momento un webinar sul tema che nella fase della ripartenza è sicuramente cruciale, cioè ripartire anche con la filiera della riabilitazione. Lo dico in una regione che nel 2019, quindi nel periodo post-Covid, ha consuntivato quasi 100.000 ricoveri, quindi sono numeri assolutamente importanti. Lavoriamo, lo sapete, in Lombardia con circa 220 unità di recupero, c'è un numero importante di presidi ospedalieri, quasi un centinaio, che hanno al loro interno l'attività riabilitativa, 46 IRCCS, quindi parliamo di una fetta del nostro sistema di offerta ospedaliera sicuramente importante e sicuramente qualificata. Quindi se qualche volta la ripartenza in questo periodo soprattutto si è focalizzata sui temi più scoperti della chirurgia, della ripresa delle ricoveri chirurgici eccetera, non dobbiamo dimenticare che tutta la filiera riabilitativa per il nostro sistema è una filiera assolutamente strategica. Aggiungo che nella ripartenza abbiniamo anche il tema di vedere le novità, e questo è uno dei temi, vedo che riportate anche voi nel vostro webinar, novità che a partire dal PNRR ci vengono riportate, ossia che riportiamo al centro l'attenzione sul potenziamento delle strutture intermedie, delle strutture territoriali, ma ovviamente quando parliamo di cure intermedie non possiamo non parlare anche della riabilitazione del paziente. Le cure intermedie hanno senso se dopo abbiamo la capacità di rilasciare a domicilio possibilmente il nostro cittadino, e per farlo dobbiamo avere un percorso riabilitativo appropriato. Quindi partendo anche dalle strutture territoriali, che saranno queste case di comunità, dove prevediamo anche all'interno della discutenda legge 23 la presenza, dove sarà possibile, anche di figure di fisioterapisti che garantiscano la presa in carico e il dispacciamento del cittadino nei reparti di fisiatria, di riabilitazione, dove fosse necessario. Ugualmente prevediamo strumenti, che sono sempre strumenti, secondo me, che garantiscono questo collegamento tra l'ospedale e il territorio, strumenti di telemedicina. So che qualcuno ha già delle esperienze molto buone qua all'interno di Regione Lombardia. Sono esperienze che ci consentono il monitoraggio a distanza del paziente, il controllo del follow-up del paziente. Qua, ripeto, per me, quando ragiono di riabilitazione, ragiono un po' a 360 gradi, quindi dalla neurologica all'ortopedica. Ci sarà un tema importante post-Covid, c'è già ovviamente, di riabilitazione nell'area respiratoria. Quindi in questo momento penso che il tema della riabilitazione in questo momento di ripartenza diventa strategico per i numeri, per le aspettative che abbiamo e probabilmente anche per le risorse che possiamo mettere in campo. Io desidero sottolineare un impegno che mi prendo personalmente, che è quello di riattivare una rete delle riabilitazioni della nostra regione. Lunedì noi portiamo in delibera la rete dei centri di infettivologia di Regione Lombardia, e in seconda rete, ma prima devo concordarla ovviamente con voi, sarà quella di creare o ricreare la rete dei professionisti, degli specialisti, dei reparti specializzati di riabilitazione. Il concetto di rete, soprattutto nell'area della riabilitazione, non significa una centralizzazione del tema in regione, specificamente in DG Welfare, come viene chiamata qua, assolutamente no. Non è neanche però possibile che noi diamo una delega to cure a una singola azienda
per fare lei da coordinatrice del tema. Noi dobbiamo trovare una formula in cui le esigenze, anche qualche volta non completamente omogenee del territorio, trovino un momento anche di sintesi, di organizzazione, probabilmente anche di compartimentazione a seconda delle singole aree di intervento, ma io credo molto a che le reti garantiscono quello che è un obiettivo finale che dobbiamo avere tutti, un'omogeneità di cure all'interno di un territorio vasto come quello della Lombardia, parliamo di una nazione nella nazione, un territorio vasto e anche un territorio ovviamente molto variegato con organizzazioni e strutture diverse a seconda di dove ci si trova. Noi dobbiamo, mettendo in rete i professionisti, garantire che da Sondrio a Cremona, da Brescia a Milano, si abbia per il nostro cittadino il medesimo accesso e il medesimo percorso riabilitativo. Ricordo anche che questa rete, in ogni caso, questa attività che i professionisti, gli specialisti, spero possano riprendere insieme, deve affrontare anche temi magari ovviamente non squisitamente riabilitativi, clinici, eccetera, ma temi anche di natura amministrativa. C'è un tema su cui lavorare, sulla valorizzazione delle prestazioni, sulla valorizzazione della tarifazione delle prestazioni che erogate. Dobbiamo capire come possiamo anche noi essere allineati su delle rendicontazioni a livello nazionale. Io non vorrei che Regione Lombardia molto spesso lavora molto e meglio di altri e qualche volta rendiconta, ma non per incapacità, ma proprio per strumenti diversi, in maniera non soddisfacente. Quindi penso che il lavoro di gruppo degli specialisti sulla riabilitazione sia un lavoro ampio e anche a 360 gradi. Da parte della nostra direzione c'è un rinnovato impegno ad essere al vostro fianco. Ripeto, delle attività che vi ho detto fino adesso vogliamo essere non certo attori protagonisti, ma coordinatori e facilitatori, assolutamente sì. Le attività e le proposte devono arrivare dalla rete delle riabilitazioni, dalla rete degli specialisti. Noi dobbiamo però avere la capacità di metterli insieme, di attuare anche quei passaggi normativi, deliberativi di cui avete bisogno. E ripeto, dobbiamo dare un modello Lombardia più coordinato, perché la qualità delle cure, specificamente in questo caso delle attività riabilitative, è una qualità di alto livello che penso ci ponga anche come referenti all'interno del sistema nazionale. Bastino i numeri che vi ho dato all'inizio e bastino anche la qualità delle nostre strutture. Per concludere, anche questo è un ragionamento che va affrontato. Ho avuto occasione di visitare qualche struttura, ci sono palestre attrezzate, ci sono palestre che hanno il locomat piuttosto che strumentazioni sofisticate, ci sono altre invece che abbisognano di interventi. Allora, siccome ogni tanto noi mettiamo a disposizione delle vostre ospedali, delle vostre aziende, sto riferendomi soprattutto all'area pubblica, ma che ritengo assolutamente integrata con quella privata, dove però i numeri dei ricoveri sono sensibilmente inferiori, ecco, l'investimento non è solamente rifare un reparto, qualche volta anche comprare o aggiornare strumentazioni. No, noi davanti al cittadino dobbiamo offrire il meglio, soprattutto quando le spese qualche volta non sono così enormi e ci garantiscono invece qualità di presa in carico e di attività riabilitativa importante. Vi ho detto alcuni pensieri, probabilmente anche in maniera un po' veloce, ma ci tenevo a trasferirvi questo messaggio di coordinamento e soprattutto di centralità del tema, non fosse altro, e finisco, proprio per il collegamento e per il focus che i prossimi mesi e i prossimi anni avranno su tutte quelle attività che ci interfacciano tra l'attività strettamente ospedaliera e la capacità di filtrare o di rilasciare sul territorio il nostro cittadino che non resta in ospedale in maniera inappropriata. Ecco, ovviamente sono a disposizione sempre e spero che le cose che vi ho detto nel giro di qualche mese incominciano a prendere, ma sono sicuro che lo saranno, a prendere campo e a prendere piede autonomamente. Grazie.